Ciao, sono Claudio Burato del gruppo Remark. Faccio parte di questa grande azienda dal 2005 e da allora mi occupo esclusivamente di consulenza ambientale. Il mio ruolo in Remark è quello di far conoscere alle aziende quali sono le norme ambientali da rispettare per avere uno stabilimento a norma di legge e quindi per evitare pesanti o pesantissime sanzioni. Nel video precedente abbiamo introdotto l'argomento dei gas fluorurati dicendo cosa sono, perché sono così pericolosi per l'ambiente e dove li possiamo trovare. In questo video vedremo insieme cosa bisogna fare per essere in regola e quindi per evitare le pesanti sanzioni. Mettiamo il caso che in azienda tu abbia un condizionatore, una pompa di calore o un impianto di refrigerazione. Ormai quasi chiunque, col caldo che fa in estate, almeno un condizionatore in ufficio ce l'ha. Bene, il regolamento 517 del 2014 dice che sopra certe quantità di gas contenuto nel serbatoio di queste apparecchiature fisse, deve essere svolto il controllo periodico delle eventuali perdite di gas. Quindi ti consiglio di verificare il libretto o la targhetta della tua apparecchiatura e di segnarti la quantità di gas che viene riportata. Sì, perché se il tuo condizionatore o impianto di refrigerazione contiene tra 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente, dovrai fare un solo controllo all'anno. Tra 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente, i controlli saranno 2 all'anno, quindi con cadenza semestrale, mentre per le apparecchiature oltre 500 tonnellate di CO2 equivalente, i controlli che si dovranno fare sono ogni 3 mesi. Se però è presente un sistema di rilevamento automatico, allora la frequenza dei controlli si dimezza. Giusto per fare un esempio, un condizionatore monosplit con un unico motore solitamente è sotto la soglia delle 5 tonnellate di CO2 equivalente e quindi non è soggetto ai controlli periodici. Ma un impianto centralizzato con già 3 o 4 split serviti da un unico motore potrebbe essere soggetto ai controlli periodici obbligatori. Bene, ora però potremmo avere un problema. Sì, perché se l'apparecchiatura è relativamente nuova, troverai già l'indicazione delle tonnellate di CO2 equivalente, che non è altro che un'unità di misura standard che tiene conto del peso in chili del gas e del suo potenziale di riscaldamento globale che viene espresso con un indice, il GVP. Più questo indice è alto, più il gas presente nella nostra apparecchiatura è dannosa per l'atmosfera e quindi la frequenza dei controlli delle fughe deve aumentare. Se la tua apparecchiatura non è molto recente, allora probabilmente troverai ancora il peso del gas in chili, quindi dovrai fare una conversione. Il calcolo è molto semplice, ma ti assicuro che di errori ne ho visti tanti. E se sbagli in questa fase, sbagli tutto il resto. E dopo che abbiamo fatto il controllo, che si fa? Beh, la risposta è una sola: tracciabilità. Ormai più nessuno si sottrae all'obbligo della tracciabilità. Sì, perché è solo tracciando un fenomeno che lo puoi controllare. Stessa cosa con gli F-gas. Dopo ogni intervento effettuato sul circuito refrigerante dell'apparecchiatura, devono essere effettuate delle registrazioni, le quali rappresentano lo strumento che l'ente di controllo ha a disposizione per verificare cosa è stato fatto e, ahimè, cosa non è stato fatto sull'apparecchiatura. Devi sapere però che a gennaio di quest'anno è entrato in vigore in Italia un nuovo decreto che ha rivoluzionato completamente il modo di effettuare la tracciabilità in campo di F-gas, ma lo vedremo solo nel prossimo video. Bene, in questo video abbiamo visto insieme la prima regola fondamentale per essere in regola con gli F-gas, che consiste nei controlli delle fughe, e abbiamo introdotto il concetto di tracciabilità. Nel prossimo video vedremo quindi in cosa consiste questo concetto, e cioè cosa si deve fare dopo ogni controllo. Per non perdere informazioni, iscriviti al nostro canale per essere avvisato per primo quando uscirà il prossimo video. Buon lavoro!